Salve signori, io sono Phoenix Girl, bentornati a una nuova Loot Gaming come al solito. Allora, nuovo mese, nuovo Loot Gaming. E pare esserci parecchia roba sto giro, per cui adoperiamoci. Così. Ok, sembra complicata sto giro. Più o meno, non mi ricordo assolutamente il tema di sto mese, per cui sarà una bella bella sorpresa. Immagino sia qualcosa legato. Ah, oddio, forse sì. Ok. Forse era tipo metal o qualcosa del genere. Oh, abbiamo una maglietta di Spider-Man. Made in Honduras, 100% cotone. Bene. Allora, davanti. Ok, davanti è anonima, proprio blu semplice. Però sulla schiena abbiamo il login SFMN. Non ho idea a cosa sia collegato. Probabilmente lo leggerò comunque dopo nella descrizione della. Come dire, nel riepilogo, però carina, bella, bella. Non so se magari sia legata forse al. Ancora sicuramente dei fumetti, non del film, tipo la guerra segreta. Forse, meno, è la cosa che mi viene più in mente, però non ne ho la più pallida idea, anche perché non sono mai stato grande fan della saga di. Come dire. Dell'ometto ragno, diciamo, ecco. Poi, ho cosina di Doom. C'è da dire che comunque la Loot Gaming fa parecchie collaborazioni con Bethesda, effettivamente. Perché ogni loot c'è più o meno un oggetto di Bethesda. E oh mio Dio, che figata! Ok. È un apri bottiglie magnetico con uno dei demoni di Doom. È bellissimo e pesa un botto. Figata, figata. Vediamo se si appende. No, non si appende. Che è alluminio ovviamente il case, però. Va bene, così. No, va bene. Non importa. Bellissimo, 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 bellissimo questo. Cazzo. Credo che devo prendermi una birra soltanto per provarlo. Figata. Bello, bello, bello. Iniziamo benissimo sto giro. Poi, passiamo a. Quella roba di Sonic. Sonic the Hedgehog Collector's Edition. Meta Sonic Collectible Figure. Arguably, Dr. Eggman's greatest and deadliest creation. Metasonic was made for the sole purpose of destroying his namesake, Sonic the Hedgehog. Despite never beating his rival, this badnik totally deserves a spot on your display shelf. Che dalle foto dietro, possiamo vedere, sembra molto carina la figo. Poi parlando del packaging è bellino, molto classico, molto anni 50, diciamo come stile. Ci sta, 25esimo anniversario di Metal Sonic. Va bene. Ok, no, sembra carina questa, dai. Come dicevo altre volte, non sono mai stato un grande fan di Sonic nemmeno. Ci l'ho giocato un paio di volte da piccolino su Game Boy Advance, i vari remake, diciamo, dei vari giochi, però si sì, remastered dei vari giochi, però sì, non ho mai fatto follie per il soggetto, diciamo, ecco. Ma è bellino proprio. Ok, questo possiamo buttarlo via. Allora, qui abbiamo Metal Sonic, fatto veramente bene, la colorazione mi piace un botto, veramente bella bella bella. I dettagli sono fatti bene, direi. Eccolo qui. Posso vedere meglio una volta montato. E abbiamo un piccolo display che è una fetta praticamente di una dei vari stage del gioco, praticamente. È bellissimo che è anche la cosa traversale qua, la sezione traversale. Carino, 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 carino. Allora, dovrebbe avere questo senso qua, no? In teoria, sì. Esatto, esattamente. Così, in questo modo. Simpatico, ma una figura carina questa, dai, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Sto giro proprio bene, bene, bene la loot, direi. Spilletta dedicata a Sonic. Sonic the Hedgehog, versione metal. Metal Sonic, qui. Spillina classica con la faccina, la facciozza. Possiamo mettere in parte. E passiamo a un. Penso lo sia l'oggetto clou della loot sto giro, praticamente. Però sia qualcosa legato a Metal Gear Solid, altra saga che non mi è mai interessato particolarmente.
non ho mai avuto modo di giocarla né di apprezzarla, diciamo, per cui sono curioso. Un bicchiere. Bene. Quando qua ci sono delle bolle. Cazzius, bello. Bicchiere con i Fox Sound. Bello, bello, bello. Classico, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. La cosa più importante sono queste. Piacere fatto a bolle, praticamente. Ok, bello, 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 carino. Carino, carino, carino quello. La scatola possiamo fare e virare, diciamo. E il poster, ovviamente, di Spider-Man. Spider-Man. Dobbiamo allontanarci un pelo. Ah, con Spider-Man Punk. Quello della, diciamo, nuova versione PS4, diciamo. Ah, dietro abbiamo la soluzione. Quindi, intanto, qui abbiamo un vero ripiro, possiamo vedere. Quindi Loot Crate Original Spider-Punk T-shirt, quindi la maglietta di, diciamo, il logo di Spider-Punk, diciamo, di questo Spider-Man che probabilmente avrà dietro la schiena il loghetto di che c'è sulla maglietta. Ok, simpatico, simpatico. It's totally punk rock addiction to our crate. Bueno, exclusive Metal Sonic pin, exclusive Metal Sonic figure. Ci sta. Metal Gear Solid e Pint Glass, quindi ci sta una pinta dentro, va bene, per i 20 anni di Metal Gear Solid Saga. E l'exclusive Doom Cacodemon. Cacodemon Bottle Opener. Bello, 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 bello. Per il 25esimo anniversario questo dicembre. Molto probabilmente, quindi Doom lo rivedremo prima di gennaio nella Loot Gaming. Simpatico, 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 simpatico. L'Epic Drop erano 2 ticket per Los Angeles. È un giro a Insomniac Game, i creatori di Marvel Spider-Man. Mentre 10. Una copia firmata di Marvel Spider-Man. Diciamo, l'Epic Drop valeva $2,500, studio. Minchia. Minchia, minchia, minchia. Ok, altro poster di cui non mi interessa granché. Però va bene, dai, sto collezionando un sacco di poster carini, dai. Ci sta. Niente, per cui direi che è tutto. Vi ringrazio per aver visto il video e alla prossima. Ciao a tutti.